Negli ultimi anni ho speso tantissimo tempo, denaro e impegno nella cura dei miei capelli e nella ricerca dei capelli perfetti, morbidi, lucenti, eccetera. Oggi, 18 maggio 2020, posso affermare di aver sempre sbagliato tutto. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Per chi invece non mi dovesse conoscere, mi presento. Io sono Erika, qui su YouTube La Volpe Distratta e mi occupo di beauty. Circa una settimana fa qua su YouTube mi sono imbattuta in un video che mi ha letteralmente fatto esplodere la testa, la mente, perché mi ha cambiata e cambierà per sempre il modo che ho di concepire e vedere il mondo dell'hair care. Quindi ho passato tutta questa settimana a fare ricerche su YouTube, sul web, per apprendere quante più informazioni possibili su questo mondo e oggi condividerò con voi tutto quello che ho scoperto. Quindi assicuratevi di guardarlo fino in fondo perché vi darò davvero tantissime informazioni utili per capire realmente di cosa il vostro capello ha bisogno e di come prendervi cura appunto di esso. Io ho da sempre un cattivo rapporto con i miei capelli, fin dalla mia giovane età. Però negli ultimi anni questo rapporto devo dire che è molto peggiorato, un po' di pari passo effettivamente al peggioramento dei miei capelli stessi. Il mio desiderio è sempre stato quello, ovviamente un po' di tutti, di avere questi capelli super morbidi, lisci, lucenti, corposi. Ma facciamo un balzo veloce al 2013-2014. In quegli anni io avevo raggiunto il mio obiettivo, avevo dei capelli morbidi, lucidi, lunghissimi come piacciono a me, corposi, pieni, avevo i capelli che avevo sempre desiderato. E adesso vi starete chiedendo, ok, ma dopo il 2013 e il 2014 che cosa è successo? È successo che ho voluto iniziare a sperimentare, questo è stato il mio grandissimo errore. Da lì è stato un continuo declino. Ho iniziato a tingere i capelli, a decolorarli, ho fatto ben due decappaggi che mi hanno letteralmente distrutto i capelli. Finché nel 2018, dopo l'ultimo decappaggio, e vi avevo già parlato di questa cosa, a parte che quando sono tornata su YouTube avete visto che avevo i capelli praticamente neri. Ho fatto il decappaggio per tornare al mio colore. Con tutte le precauzioni del caso, in realtà, perché sono andata a spendere, non vi dico neanche quale cifra, per andare dal parrucchiere super bravo con i prodotti top, eccetera, eccetera. Ma insomma, dopo questo decappaggio, i miei capelli erano totalmente irrecuperabili in maniera naturale. Quindi avevo fatto un video in cui vi avevo spiegato come ero riuscita effettivamente a salvare i miei capelli senza fare dei tagli drastici dopo quell'esperienza. Comunque, dal 2018 mi sono detta: ok, basta, basta sperimentare, da adesso ci prendiamo seriamente cura dei miei capelli. Quindi ho provato praticamente di tutto in pacchi naturali. Qualsiasi tipo di strumento vi può venire in mente, spazzole, ho comprato spazzole di tutti i tipi, prodotti, lasciamo perdere quanti prodotti ho provato in questi anni. Andavo una volta al mese, tutti i mesi, a fare la ricostruzione della parrucchiera, cercavo quasi ossessivamente un prodotto che potesse aiutarmi, non mi importava il prezzo, avrei speso qualsiasi cifra per riuscire ad avere dei bei capelli. Ma non sono riuscita fino ad adesso ad arrivare al risultato. I miei capelli peggioravano sempre di più, erano sempre più crespi, indomabili, fragili, si spezzavano continuamente, mi venivano spessissimo le doppie punte e non riuscivo a capire che cosa stessi sbagliando in quello che stavo facendo. E questo mi faceva sentire veramente frustrata perché io mettevo moltissimo impegno e l'unico modo per riuscire a tenerli a bada era utilizzare il calore, quindi piastre, spazzole liscianti. Io utilizzavo quotidianamente calore sui miei capelli proprio per riuscire a farli stare fermi, fondamentalmente a tenerli lì. Non dico di avere dei bei capelli, però guardabili, sì, ecco, quello era il mio intento. So perfettamente che utilizzare il calore sui capelli ogni santo giorno era la cosa più sbagliata che io potessi fare, ma credetemi, ero disperata, non sapevo come riuscire a domarli, non sapevo cosa fare e soprattutto non riuscivo a trovare qualcuno che avesse avuto realmente la mia esperienza o che avesse il tipo di capello che ho io.
Questo appunto fino a circa una settimana fa, quando mi sono imbattuta in questo video, che è un video di Isabella De Marco. Non so se la conoscete, è una youtuber inglese che parla di capelli. E lì mi si è aperto un mondo, io sarò sempre grata ad Isabella De Marco, vi invito ad andare a vedere il suo canale. Lei aveva avuto la mia stessa esperienza ed è lei che mi ha ispirata a condividere tutte queste informazioni con voi, ma soprattutto ad iniziare questo nuovo percorso sia che con lei che con voi, nel tentativo di risanare i miei capelli e trovare finalmente la pace. E quindi spero con questo di aiutare chi si trova nella mia stessa situazione, di farlo sentire meno solo, esattamente come mi sono sentita io. Vi terrò appunto aggiornati lungo tutto questo percorso, lo faremo davvero insieme. Quindi se vi fa piacere e volete intraprendere questo nuovo percorso con me, fare questa nuova esperienza, iscrivetevi al canale, mi farebbe davvero davvero piacere. Allora, la primissima cosa che bisogna chiedersi quando non riusciamo a notare dei miglioramenti nei nostri capelli o comunque quando non abbiamo dei capelli sani è se stiamo seguendo una dieta bilanciata. Ora, io non entrerò in merito in questo perché ovviamente non ho le competenze adatte per poter parlare di questa cosa, però se voi avete il dubbio di non seguire una dieta bilanciata o che vi possa mancare qualche vitamina, una qualsiasi cosa, potete rivolgervi al vostro medico, fare degli esami del sangue o comunque fare degli esami che vi possono aiutare a capire se ci sono dei problemi dal punto di vista dell'organismo. La prima cosa su cui Isabella mi ha veramente aperto la mente è che stavo facendo un errore enorme, perché i miei capelli stavano veramente disperatamente gridando che no, non sono lisci, non siamo lisci Erika, smettila di lisciarci. Ero così concentrata da voler ottenere questo liscio perfetto che non mi sono mai fermata a chiedermi: i miei capelli riescono a sopportare i trattamenti a cui li sottopongo pur di averli lisci? Forse quello che stavano dicendo è semplicemente: abbiamo bisogno di essere noi stessi, abbiamo bisogno di prendere la nostra forma, di essere mossi, ricci, quello che siamo realmente. Ovviamente io ho sempre saputo di avere i capelli mossi barra ricci, anche perché mia mamma e mia sorella entrambe hanno dei capelli anche più ricci dei miei, solo che appunto non ho mai voluto assecondare la loro natura, se non in un periodo proprio molto definito che ho passato alle superiori. Ho scoperto appunto che esiste una classificazione delle varie tipologie di capelli, delle varie texture dei capelli, quindi quanto i vostri capelli sono lisci o ricci. Ci potevo arrivare anche da sola, ma il problema è che io queste cose non me le sono mai chieste. Finché uno non si pone la domanda, come fa a darsi la risposta? E questo è stato il mio errore, non mi sono mai fatta tutte le domande che di cui vi parlerò oggi. Questa classificazione ovviamente vi aiuta tantissimo a capire come prendervi cura dei vostri capelli e come manipolarli, perché in base alla categoria in cui rientrate, avete appunto delle metodologie diverse della cura. Se avete i capelli mossi barra ricci, sicuramente avrete già sentito parlare del curly girl method. Riesco mai a dirlo io, mi si impappina tutta, non lo so, la lingua fa blu. Vabbè, comunque, che cos'è il curly girl method? Che cos'è il CGM? Lo chiamerò così, CGM, almeno riesco a dirlo. È appunto, come dice la parola, un metodo, una specie di trattamento, una sorta di linea guida sulla cura dei vostri capelli per o recuperare i ricci nel caso in cui, come me, abbiate abusato di piastre, oppure in generale per prendersi cura dei propri ricci, quindi averli definiti, morbidi, sani, eccetera, eccetera. Questa metodologia è caratterizzata dal fatto che ha delle vere e proprie regole da seguire, tra cui non utilizzare prodotti con siliconi, alcol o solfati, non utilizzare strumenti a caldo come piastre o ferri, spazzolare i capelli solo da bagnati e l'abbandono totale dello shampoo. Infatti con questa metodologia l'unico lavaggio consentito è con i balsami. Esistono dei prodotti specifici, proprio dei balsami lavanti, magari vi metto, se vi interessa, qualche prodotto qua sotto nell'info box, così potete guardarli anche voi, oppure proprio
esagerando, potete utilizzare uno shampoo no foam, quindi uno shampoo che non va a fare schiuma. Vi anticipo già che per recuperare i miei ricci utilizzerò, sto già utilizzando questo metodo, questa è la prima volta che lo faccio, quindi vabbè, non fate molto caso, insomma nei prossimi video vi spiegherò bene tutto, vi farò vedere tutto quello che faccio, vi terrò aggiornati proprio step by step. Cosa stavo dicendo? Ah sì, che appunto per recuperare i miei ricci utilizzerò questo metodo, che in realtà avevo già provato in passato. È una cosa che faccio normalmente soprattutto d'estate, perché non ho voglia di utilizzare fone, piastre, perché fa un caldo micidiale, non li sopporto. Il problema è che non l'ho mai fatto seguendo le regole, quindi in realtà è come se non l'avessi mai fatto. L'unica cosa che facevo era mettere la spuma e farmi i capelli ricci, quindi il risultato diciamo che è sempre stato abbastanza deludente e non mi invogliava a protrarre poi questo metodo anche nell'inverno, durante l'inverno. Quindi la cosa che cambierà sicuramente è che seguirò le linee guida di questa metodologia, adattandolo però a me, perché non so, l'idea di, almeno per il momento, l'idea di non utilizzare lo shampoo non so se vi piace, magari, non lo so, devo, ovviamente devo sperimentare, devo capire cosa è meglio per i miei capelli, però per il momento lo shampoo lo utilizzerò lo stesso, magari ne metto meno, o magari faccio un lavaggio con lo shampoo, un lavaggio senza shampoo, quindi solo col balsamo, non lo so, devo un po' sperimentare, vedremo insieme quale soluzione può fare al caso mio o al caso vostro. Sicuramente qualche aggiornamento veloce ve lo darò anche su Instagram, quindi ve lo lascio qua scritto da qualche parte, vi invito a seguirmi anche lì, così possiamo sentirci tutti i giorni. Ovviamente non parlo solo di capelli, perché se mi dice altrimenti che due balle, parlo anche di altro, quindi mi raccomando, venite a trovarmi. Un'altra cosa da tenere in considerazione, a cui in realtà avevo già pensato anch'io, è la durezza della vostra acqua, dell'acqua che avete a casa e con cui vi lavate. Mi ero accorta di avere l'acqua dura, quindi l'acqua calcarea, perché andando da mia madre mi sono resa conto che utilizzando gli stessi identici prodotti avevo degli effetti diversi sul capello. Quando andavo in Inghilterra li avevo sempre più lucidi, più morbidi, e quindi ho iniziato a pensare che il problema stesse proprio nell'acqua. Ma cosa succede se l'acqua che abbiamo in casa è più dura e quindi più calcarea? Facciamo un po' di chimica. La scala del pH serve per misurare il grado di acidità o basicità di una sostanza. È una scala che va da 0 a 14, dove 7 rappresenta il pH neutro, mentre da 0 a 6 abbiamo un pH di tipo acido. Ovviamente l'acidità aumenta più basso è il valore del pH. Invece da 8 a 14 parliamo di pH basico. Ovviamente la basicità della sostanza aumenta più il numero del pH è alto. L'acqua in natura è una soluzione acquosa diluita a pH variabile, che può andare da 6,5 a 8,5 a seconda della natura acida o alcalina delle sostanze che sono diluite appunto al suo interno, e sono sostanze che possono provenire dalle rocce, dai terreni e da altri materiali con cui viene a contatto. Il calcare è una roccia sedimentaria alcalinizzante. Cosa significa? Che più è alta la concentrazione di calcare all'interno della vostra acqua, più il suo pH sarà alto, proprio per la presenza di questo elemento alcalinizzante. Per avere un regime di capelli sani, però, è consigliato mantenere il loro pH tra 4 e 5,5, quindi un pH acido. Perché? Perché un pH troppo basico provoca l'apertura delle cuticole, delle squame del capello e un accumulo di carica negativa, mentre un pH acido facilita la chiusura dello strato protettivo del capello, che appunto è rappresentato dalle cuticole, rendendolo appunto più sano e più lucido e soprattutto più protetto. Quindi cosa ho deciso di fare per ovviare a questo problema dell'acqua dura? Ho deciso di prendere un nuovo sifone per la doccia, questo si chiami così, che al suo interno, adesso non ve lo posso mostrare perché non mi è ancora arrivato, comunque l'ho preso su Amazon, vi lascio il link qui sotto. Al suo interno ha delle piccole sfere che sono, credo, delle piccole rocce,
spero di averlo detto giusto, che servono appunto a purificare e a togliere tutto il calcare presente all'interno dell'acqua. Ho visto che ha delle ottime recensioni, io non vedo l'ora di provarlo. Se invece non avete la possibilità di cambiare il sifone della doccia, potete optare, come ha fatto anche Isabella, per una brocca con il filtro al suo interno. Anche di questo vi lascio il link qui sotto, così se vi può interessare potete dare un'occhiata. Ovviamente l'importanza del pH non si ferma solo per quanto riguarda l'acqua che andate a utilizzare, ma anche i prodotti che andate ad utilizzare sui vostri capelli. Questo perché l'apertura delle squame non solo rende il capello più fragile, meno sano, più spento, ma provoca anche il fastidiosissimo effetto crespo. Se avete come me il problema dei capelli crespi, un altro elemento a cui dovete fare attenzione è l'idratazione che date ai vostri capelli. Dovete stare attenti a non idratare troppo i vostri capelli. Dopo capirete meglio anche questo concetto, ma per il momento mi soffermo su delle sostanze che vengono chiamate umettanti. Gli umettanti sono appunto delle sostanze molto utilizzate in ambito cosmetico che hanno la capacità di attirare e trattenere l'acqua sulla superficie e quindi svolgono un'azione idratante. Il problema è che quando si va a dare un'eccessiva quantità di acqua al capello, questo diventa più fragile, più predisposto alle rotture. Una troppa quantità di acqua o di umidità all'interno del capello lo fa rigonfiare, va a alterare la struttura interna del capello e quindi di conseguenza anche la struttura esterna di protezione del capello, rendendolo meno elastico, meno resistente e soprattutto rendendolo crespo. Degli esempi di umettanti presenti in natura li possiamo trovare nell'aloe vera e nel miele. Con questo non voglio dire assolutamente di non utilizzare questi prodotti, perché comunque il capello ha bisogno di idratazione e questi sono veramente degli ottimi alleati. L'aloe vera e il miele sono veramente degli ottimi alleati per i nostri capelli, ma di stare attenti semplicemente a non abusarne ed utilizzarli magari più come impacco pre-shampoo. Comunque, ripeto, questo è un concetto che vi sarà più chiaro dopo capirete meglio, perché io adesso sto parlando dei capelli crespi, ma non è detto che voi abbiate i capelli crespi, quindi sicuramente le sostanze idratanti, se non avete questo tipo di capello, dovete gestirle in maniera diversa. Dopo ci arriviamo e vi spiegherò tutto. Continuiamo un attimino ancora il discorso dei capelli crespi, perché esistono altri piccoli trucchetti o descamotage per limitare appunto questo effetto sui nostri capelli, ovvero l'utilizzo di bandane di seta o cuffie di seta o federe di seta per dormire la notte. Al contrario degli altri tessuti, la seta è molto leggera e morbida, non schiaccia i ricci ma soprattutto evita lo sfregamento tra i capelli che aumenta appunto l'apertura delle cuticole, di conseguenza aumentando anche l'effetto crespo. Ho letto davvero tantissime recensioni positive su questo metodo, io ancora non l'ho provato, non l'ho testato, in realtà non so se lo testerò perché sono un po' strana e non mi piace dormire sulla seta, ci avevo già provato ma non lo so, non fa per me, però appunto so dalle esperienze degli altri che è una cosa che funziona, quindi se volete provarlo qua sotto vi lascio dei link, vado a cercare qualche cuffia o qualche federa, ve la metto qua sotto. Comunque mi tengo buono lo stesso questo metodo proprio come ultima spiaggia se non dovessero funzionare tutti gli altri. Per quanto riguarda invece proprio i prodotti da utilizzare come balsamo, se volete, shampoo, eccetera, eccetera, vi farò vedere tutto nei prossimi video, ho già acquistato delle cosine che mi devono arrivare, quindi se volete rimanere aggiornati ricordatevi di accendere, di attivare la campanella, così vi arrivano le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Passiamo adesso invece alle informazioni che davvero mi hanno convinta a guardare la cura dei capelli in tutta un'altra prospettiva e a cambiare il mio approccio. Queste cose mi hanno veramente aperto gli occhi su quanti errori ho commesso fino adesso, cioè praticamente ho sbagliato tutto, come ho detto prima, ho sbagliato tutto. Il problema secondo me è che ci bombardano continuamente di informazioni su come prendersi cura dei nostri capelli, su che prodotti bisogna usare, lo shampoo quello nuovo, perché c'è questo ingrediente che fa questa cosa. Ok, però tutte queste informazioni arrivano in maniera confusa, in maniera sparsa e nessuno ci ha davvero insegnato a
capire che cosa il nostro capello ci sta chiedendo nello specifico. Noi siamo tutti diversi, di conseguenza anche il nostro organismo è diverso e vale la stessa cosa anche per i capelli. Ognuno di noi ha una tipologia di capello differente e ha bisogno di cose diverse. Standardizzare l'hair care come ho sempre fatto anche io in realtà è un errore. Ma come si fa a capire come curare il capello in maniera efficace e capire che cosa ci sta chiedendo nello specifico? In realtà è molto più semplice di quanto si possa immaginare. La prima cosa da capire è quanto il nostro capello è in grado di trattenere, di assorbire acqua e sostanze nutritive al suo interno, ovvero quindi testare il suo grado di porosità. Per fare questo esiste un test semplicissimo, facile da fare. Basta prendere un bicchiere di acqua a temperatura ambiente, prendere una ciocca di capelli che non abbia insomma un prodotto, quindi lavare il capello solo con lo shampoo, sciacquarlo, dopodiché inserire la ciocca all'interno del bicchiere e vedere come questo si comporta al suo interno. Se il capello rimane sulla parte alta del bicchiere, quindi superficie, ha un basso, anzi un bassissimo grado di porosità. Se rimane nel centro, avete fatto centro anche voi, perché il vostro sarà un grado di porosità normale, che è appunto la situazione ideale. Se invece il vostro capello, come il mio, va fino in fondo, vuol dire che avete un alto tasso di porosità. Ma cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che se avete un alto tasso di porosità, quindi se il vostro capello rimane sul fondo, avete la tendenza ad avere le squame sempre abbastanza aperte, quindi tra parentesi capello crespo, e quindi il vostro capello è vero che sarà molto capace di assorbire sostanze nutritive ed acqua, però allo stesso tempo avrà una scarsa capacità di trattenerle al suo interno, mentre se avete un alto grado di porosità avete le squame ben chiuse, le cuticole ben chiuse, però questo significa che i trattamenti faranno più fatica a penetrare al suo interno. Una volta fatto, diciamo che riuscirete a mantenere questa sostanza all'interno del capello per molto più tempo. Il giusto grado di porosità, quindi la porosità normale, ovviamente è una via di mezzo, quindi avete una buona permeabilità, i trattamenti riescono a penetrare nel capello facilmente e allo stesso tempo riescono a trattenerli al suo interno. Queste informazioni sono utili, riagganciandoci a quello che stavo dicendo prima, a capire quanto effettivamente avete bisogno di un pH acido nei vostri capelli. Quindi se avete dei capelli crespi ovviamente avrete più bisogno di prodotti acidi per riuscire a mantenere più chiuse possibili le squame. Dopodiché quello che dovete tenere a mente è sostanzialmente che il capello ha bisogno di tre cose: idratazione, nutrizione e ricostruzione. Ne consegue quindi che per avere un capello sano abbiamo bisogno di apportare tutte queste tre cose ai nostri capelli. Però essendo, come dicevo prima, che ognuno di noi ha un capello differente, l'apporto di queste sostanze non può essere uguale per tutti. Bisogna capire appunto se il capello ha bisogno di... in generale hanno bisogno di tutte queste tre cose, ma se hanno bisogno più di nutrizione, più di idratamento, più di ricostruzione. Quindi la percentuale di apporto di questi ingredienti sui nostri capelli deve necessariamente cambiare da persona a persona. L'idratazione apporta acqua al capello, indicata per tutti i tipi di capelli, e serve per renderli morbidi e luminosi. La nutrizione invece serve per apportare i lipidi, ovvero gli oli, all'interno del capello. È particolarmente indicata per capelli crespi, secchi, opachi, con poco movimento. La ricostruzione invece serve a ripristinare la massa apportando le proteine, quindi dando rigidità e robustezza al capello. È quindi indicato per chi ha capelli fini o con doppie punte oppure con dei capelli particolarmente fragili che tengono a spezzarsi. Ecco, in base alle problematiche che presentano i vostri capelli dovrete trovare la giusta percentuale di apporto per ognuno di questi tre trattamenti. Non c'è una regola specifica per capire questo, anche perché siamo soggetti a cambi ormonali, a stress, di conseguenza anche i nostri capelli possono cambiare, avere bisogno di trattamenti differenti, insomma possono avere esigenze diverse.
dovete proprio ascoltare il vostro capello. Io ad esempio ho dei capelli molto spessi, elastici, però secchi e crespi, quindi ho capito che il trattamento più presente che deve essere all'interno della mia hair routine deve essere quello nutritivo. Poi devo assolutamente apportare comunque anche idratazione, è importante apportare l'idratazione senza eccedere, e apportare solo una minima parte di proteine, proprio perché ho i capelli, appunto come ho detto prima, già spessi e elastici di loro. E da qui mi ricollego un attimo al video che avevo fatto qualche settimana fa, quello della ricostruzione alla cheratina che ho fatto a casa, ve lo metto linkato da qualche parte se volete vederlo. Se voi ci fate caso, io alla fine del video dicevo, ma cavolo, cioè me li sento veramente molto più spessi questi capelli, e dicevo anche, secondo me è un prodotto che può essere adatto più a una tipologia di capello fine, ecco, almeno qualcosa l'avevo intuito, è andata bene. Però comunque volevo sottolineare quello che avevo detto anche in quel video lì, che è un prodotto valido se avete queste problematiche, se avete dei capelli fini, magari senza volume, se avete questa situazione io ve lo consiglio, perché effettivamente quella parte lì me l'ha risolta. In base a queste informazioni è possibile stirare un'agenda che normalmente viene accostata ai capelli ricci, ai capelli mossi, quindi se avete capelli lisci o cercate di avere capelli lisci probabilmente non ne avrete mai sentito parlare, io personalmente non ne avevo mai sentito parlare prima, ma è un'agenda adatta veramente a tutti i tipi di capelli, cioè secondo me dovrebbe essere un qualcosa che tutti dovrebbero sapere per riuscire a dare le cure adeguate al capello. E di cosa sto parlando? Sto parlando del cronogramma capillare, comunemente abbreviato con le due C. Il cronogramma capillare serve a programmare i vari trattamenti da effettuare durante tutto l'arco del mese, del trimestre, dipende un po' voi, insomma, potete stilarlo nell'arco di tempo che preferite, e serve appunto a tenere traccia delle sostanze che state apportando al capello e quindi capire effettivamente quanta dose di nutrizione, quanta dose di idratazione e quante dosi di proteine state dando, insomma, ai vostri capelli. Esiste una linea guida per quanto riguarda il cronogramma capillare, che è una linea guida studiata sul capello, diciamo, normale, che non ha particolari problematiche, e su una frequenza di lavaggio di 3 volte a settimana. Questa linea guida durante tutto l'arco del mese prevede 8 trattamenti idratanti, 3 trattamenti nutrienti e un trattamento ricostruzione. È un trattamento di ricostruzione. Quindi questa è la situazione da seguire, diciamo, nel momento in cui non abbiamo particolari problematiche. Però, come dicevo prima, deve essere un qualcosa che deve essere fatto vostro. Io ad esempio non mi lavo 3 volte a settimana i capelli, ma li lavo 2 volte a settimana, quindi non posso giustamente fare questa cosa nell'arco del mese, e posso decidere o di prolungare il mese della linea guida, oppure modifico questo programma in base appunto a come credo che i miei capelli ne ricevano il maggior beneficio. Come capire se il prodotto che stiamo utilizzando però è nutriente, idratante o ricostruttivo? Ovviamente basta guardare l'INCI. Se all'interno dell'INCI avremo una maggioranza di prodotti che contengono la parola extract, quindi estratto, oppure troviamo il glycerin o il pantenol, siamo di fronte a un prodotto idratante. Ad esempio, se c'è l'aloe vera, sappiamo che è un prodotto idratante. Alcuni brand, tipo la Garnier, ha la linea Air Food, che ha proprio scritto sopra nutriente o idratante, quindi è molto più semplice da capire. Però insomma, se troviamo una maggioranza di quei prodotti lì, quello è un prodotto idratante. Se invece nella sua formula troviamo una maggioranza di oli o burri, stiamo ovviamente parlando di un prodotto nutriente. Per quanto riguarda quelli di ricostruzione, quelli ristrutturanti,
basta guardare che nell'inci ci sia o la cheratina o qualsiasi cosa che contenga la parola protein, quindi proteine della seta, proteine di questo, del latte. Oppure bisogna stare attenti che nell'inci ci siano delle parole che abbiano un suffisso finale scritto ein, che è sempre, riporta sempre insomma alla proteina. Qua il sole mi ha un po' abbandonata, però abbiamo finito, siamo arrivati alla fine. Ci sono in realtà ancora tante altre cose che vi devo dire, però ve le dirò appunto scaglionate, anche perché questo penso che sia già venuto un bel video, non so da quant'è che sono seduta. Comunque queste sono le informazioni generali che ho assimilato in questi giorni e che volevo condividere con voi. Mi sento quindi pronta ad iniziare questo nuovo percorso nella ricerca dei capelli sani e sinceramente mi sento anche abbastanza confidente che tutte queste informazioni possano farmi finalmente ad arrivare al risultato che cerco da anni, 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 con tantissimi sforzi. Io spero che questo video vi sia stato utile, che queste informazioni vi abbiano un po' cambiato la prospettiva dell'hair care che state seguendo in questo momento. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi vi siete rese conto di aver fatto degli errori, quali errori avete fatto, ma soprattutto raccontatemi la vostra esperienza, perché ci terrei veramente tantissimo a saperla, perché mi ha fatto sentire veramente tanto 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 meno sola quando ho visto il video di Isabella, ho letto tutti i commenti sotto. Non lo so, cioè lo so che i capelli non sono la cosa più importante del mondo, però mettere così tanto impegno in una cosa per così tanti anni senza avere mai un risultato, cioè, è debilitante un po'. Oppure se volete scrivermi qua sotto la tipologia di capelli che avete o le vostre problematiche, magari riusciamo di capire insieme se avete bisogno di più nutrimento, di più idratazione, eccetera eccetera. Io vi invito anche a iscrivervi al canale, significherebbe davvero molto per me e mi darebbe veramente tantissimo supporto, ma soprattutto mi aiuterebbe tantissimo avere qualcuno con cui condividere questo nuovo percorso e quindi spero che mi seguirete. Per il momento vi mando un grossissimo bacio come sempre, ci vediamo nel prossimo video, ciao!